Un attimo, devo dire una cosa, aspettate. Ciao, mi chiamo Francesco Uccello e sono l'autore del blog Mo te lo spiego a papà. Di cosa parla il mio blog? Beh, dei miei figli da 1 e da 2, delle nostre vicissitudini familiari, insieme con MPS, che poi è mia moglie, e soprattutto il blog risponde alle domande impertinenti, quelle imbarazzanti che i bambini spesso ci fanno. Sì, adesso ve lo spiego pure a voi, però fatemelo spiegare prima a loro. Beh, in effetti il blog è nato perché MPS spesso, quando si trova in difficoltà, dice ai bambini: andate da papà che ve lo spiega. Così per gioco sono nati questi racconti che in maniera leggera cercano di spiegare cose come il ciclo, come nascono i bambini, cosa sono le radici, chi è un candidato. A dire il vero, però, ci sono delle volte in cui scrivo pure perché da uno e da due sono insopportabili e non ti lasciano respirare, stanno sempre a fare domande, è un continuo chiamare. Sì, ho detto che la fate pure voi l'intervista, però adesso la sta facendo papà, un attimo di pazienza. Dicevo, il blog è il punto di vista di un papà, anche perché in genere sono le mamme che hanno le rubriche, i siti di settore, le interviste nelle trasmissioni, e soprattutto il punto di vista con un taglio ironico, altrimenti, diciamo, a prendersi troppo sul serio uno magari impazzisce. Un attimo, pipì per da due. A posto, a posto. Una cosa però ve la devo dire. Ho sempre scritto e poi mi occupo di infanzia e adolescenza nella città di Napoli, per cui è una vita che spiego cose ai ragazzi, ai bambini, da cos'è la rabbia, a cosa servono le moltiplicazioni, perché si fanno i bambini, cosa facevano i vichinghi. Mi sono allenato tanto, a dire la verità, e alla fine l'ho fatto anche per i miei figli. Magari qualche spiegazione tornerà utile pure a voi. Dove potete seguirmi? Beh, l'indirizzo del mio blog è www.motelospiegoapapà.it, però ogni giovedì potete trovarmi anche su style.it nella sezione dedicata alle mamme. Adesso vengo e giochiamo. A proposito, MPS mi ha chiesto di dirvi se magari qualcuno può tenersi i bambini, così noi magari usciamo un po'. Grazie.